Anticipazioni Beautiful, trama puntate, dal 25 al 31 luglio 2022. Liam si fa arrestare. Lunedì, 25 luglio 2022. Bill scopre che Liam vuole raccontare l'incidente di Vinny alla polizia e cerca di fermarlo. Hope sostiene che suo marito deve spiegare quanto accaduto alle autorità. Vinny è passato davanti alla loro macchina e Liam non è riuscito ad evitarlo. Occultare le prove è stato un fatale errore. La ragazza accusa il suocero di aver peggiorato la situazione. Bill va su tutte le furie e ricorda alla nuora che se il ragazzo è ancora libero è soltanto grazie a lui. Alla fine, lo Spencer chiede al figlio di organizzare una serata romantica con la moglie e poi decidere cosa fare. Gli concederà 24 ore di tempo. Zoe, nel frattempo, rivela alla sorella che è stato davvero scioccante beccarlo a letto con un'altra. Inoltre, si meraviglia di come l'incredibile cambiamento di Carter sia legato a Quinn. Intanto, quest'ultima e Dil Walton decidono di vedersi solo in ufficio per lavoro. Martedì, 26 luglio 2022. Zoe interrompe la conversazione tra i due ex amanti e ringrazia Quinn, perché è solo merito suo se Carter le ha dato una seconda possibilità. La Fuller la ringrazia, ma non crede di meritarsi tutti questi elogi. E conclude augurando alla coppia ogni bene. Alla Spencer Publications, Wyatt ribadisce a Flo che qualunque cosa stia succedendo a Bill, non è assolutamente collegata ad eventuali problemi lavorativi. Non riesce a capire perché il padre continui imperterrito ad insultare Vinny, ed a litigare con Thomas tutte le volte che lo vede. Inoltre, si comporta eccessivamente protettivo nei confronti di Liam, come se il ragazzo non sapesse cavarsela da sola. Sa perfettamente che il test di paternità richiesto da Steffi avrebbe potuto rovinare il suo matrimonio con Hope. Flo lo invita a restare tranquillo, Bill è solo un po' nervoso. Va compreso. Mercoledì, 27 luglio 2022. Bill supplica Liam di tacere, perché non merita di andare in prigione. Il giovane accetta di concedere al padre di pensarci meglio un giorno, lo userà con Hope per capire come procedere. Alla Forrester Creations, Zoe prosegue ad elogiare Quinn, quando all'improvviso Shauna entra. La modella la trattiene pretendendo di conoscere le circostanze, che l'hanno portata a finire a letto con Carter. Il Walton la blocca, vuole solo dimenticare. Zoe insiste, vuole conoscere i dettagli. Intende capire se la Fulton è disposta ad andarsene senza combattere. Shauna, sorridendo, dice di averlo già dimenticato. È stato solo un gioco. Zoe si domanda come abbia fatto a spegnere quell'interruttore così in fretta. Quinn interviene per rassicurarla, facendole capire che la sua amica non è innamorata. La modella si augura che le stiano raccontando la verità. Giovedì, 28 luglio 2022. Bill arriva in azienda nervoso più che mai e fa capire a Wyatt che non c'è niente che possa fare per portare suo fratello dalla parte della ragione. Liam, intanto, è disperato e ribadisce che Vinny è morto a causa sua e che non può stare ancora a guardare. Hope lo avverte, qualunque cosa deciderà, influenzerà le loro vite per sempre. La giovane fa in modo che Beth rimanga con Donna e si assicura che Douglas resti con il padre. Quella notte vuole restare da sola con lui. Liam non riesce nemmeno a pensare che stanno rischiando di non vedersi mai più. Ma non può continuare a vivere con questo peso per sempre. Hope gli promette che non lo lascerà solo ad affrontare tutto questo, non dopo l'armonia che sono riusciti a ritrovare. Sa che quella potrebbe essere la loro ultima notte insieme. E si stringono tra le braccia promettendosi amore. Venerdì, 29 luglio 2022. Mentre Hope e Liam si abbandonano alla passione, Brooke passa da Bill per annunciargli le sue prossime intenzioni, organizzare una grande festa per celebrare l'unione dei loro rispettivi figli. Bill non ha obiezioni, vuole brindare al loro amore. E si augura che questa volta duri per sempre. Carter spiega a Ridge di non avere una relazione con Shauna né di esserne innamorato. La sua donna è Zoe. Paris passa dalla Fuller per lanciarle un sonoro avvertimento, la terrà d'occhio. Brooke racconta a Ridge della sua visita all'editore per proporgli una festa. Ha avuto una strana sensazione e crede che abbia davvero delle serie preoccupazioni, verso Hope e Liam. Intanto, solo nel suo ufficio, l'editore torna a pensare all'incidente di Vinny e alle sincere raccomandazioni fatte al figlio. Poi, beve un sorso del suo scotch ed appare molto teso.
sabato, 30 luglio 2022. Il giorno dopo, Wyatt arriva in azienda e sbotta quando sente Bill inviare un messaggio allarmante a Liam. Poi, riflette sulla morte di Vinnie, la persona che ha macchinato contro Liam e Hope, manipolando il test genetico. E chiede al padre se la polizia ha una pista valida. Brooke spiega a Reggie il motivo per il quale è andato a trovare Bill. Voleva sapere perché è così in ansia verso Liam e Hope. Thomas entra e concorda. Ci sono dei problemi, il magnate non smette di offendere Vinnie. Per lui, si comporta come se volesse che la persona che lo ha ucciso la facesse franca. L'argomento si sposta sulla reunion Hope Liam. Brooke è contenta quando scopre che Thomas ha tenuto Douglas, in modo da permettere ai due piccioncini di restare da soli. Liam scoppia a piangere quando si rende conto che i suoi figli cresceranno senza di lui. Domenica, 31 luglio 2022. Steffi e Finn, innamorati più che mai, stanno per recarsi dalla dottoressa Campbell per l'ecografia quando incontrano Thomas, ancora molto sopraffatto per la morte di Vinnie. Successivamente, il ragazzo promette a Ridge che, anche se sa bene di dividere con Hope l'importante ruolo di genitore di Douglas, non interferirà minimamente nella sua relazione con Liam. Quest'ultimo, intanto, comunica alla moglie le sue intenzioni, costituirsi. Spiega che intende fare la cosa più giusta ed etica. Steffi e Finn, intanto, scoprono che è in arrivo un maschietto. I due accolgono la notizia con gioia ed emozione. Hope e Liam entrano in commissariato. Bill, intuite le loro mosse, li raggiunge e cerca di fermare il figlio. Baker, dopo aver visto lo sguardo del giovane, si rende conto che, se si trova lì, è perché ha un grosso peso da togliersi. Anticipazioni Beautiful, puntate americane. Jack sulle tracce di Lee, Queen, l'amore trionfa. Jack Finnegan, il marito della defunta Lee, si metterà in cerca di quest'ultima. Tutto questo, mentre Sheila Carter riuscirà a rianimare il figlio Finn. Intanto, dopo aver beccato Eric e Donna a letto insieme, Queen, spronata dall'ormai ex marito, si precipiterà da Carter per impedirgli di sposare Paris Buckingham. Durante le nozze, inoltre, pare che Bill farà la conoscenza di una donna destinata a cambiargli la vita. Anticipazioni Beautiful, puntate americane. Jack Finnegan in cerca di Lee, ma... A breve i telespettatori americani, dopo la tragica dipartita di Lee Finnegan per mano di Sheila Carter, assisteranno al ritorno in scena di Jack, sempre interpretato dall'attore Ted King. Jack, come ben sapete, è il padre di John Finnegan. In passato, ha avuto una relazione extraconiugale con Sheila Carter, infermiera presso lo stesso ospedale dove lavorava come medico la moglie, Lee. Jack riuscì a convincere l'amante a lasciargli crescere il bambino, che riuscì ad adottare insieme alla consorte, ignara di tutto. Nelle puntate trasmesse lo scorso autunno, la verità è venuta a galla e, come abbiamo già visto, ha generato una profonda frattura non solo tra i coniugi Finnegan, ma anche tra Finn e suo padre, reo di aver tradito sua madre. La coppia, da allora, ha fatto di tutto per provare a ricucire il loro rapporto. Lee, però, ha preferito starsene da sola per un po' e, venuta poi a conoscenza di quanto accaduto a Steffi e da suo figlio al giardino, si è premurata di allontanare il ragazzo dai Forrester e di farlo credere morto. Poi, in gran segreto, senza nemmeno provvedere ad avvisare il marito, lo ha fatto trasferire presso una struttura ospedaliera segreta. Come già anticipato, Sheila evaderà dal carcere e riuscirà a rintracciare la donna. Proprio quando le due mamme inizieranno a litigare, Finn darà cenni di risveglio dal coma. Lee scapperà fuori per avvisare la polizia, ma la Carter la inseguirà con la sua auto fino a farla finire nell'oceano con la macchina in fiamme. Il destino presumibilmente fatale della signora Finnegan non è stato ancora reso noto, in maniera ufficiale. Non sappiamo se risorgerà, oppur meno. Comunque sia Jack, scosso dalla completa irreperibilità della moglie, si rivolgerà a Taylor Hayes e a Thomas Forrester per avere notizie di lei. Ma nessuno saprà dirle niente. Nel frattempo Sheila, assistita dal fedelissimo Mike Guthrie, proverà a salvare la vita di Finn ricorrendo alla sua precedente esperienza di infermiera. Il giovane, dopo immani sforzi, riprenderà conoscenza e, quando inizierà a ricordare le circostanze che lo hanno ridotto in coma, ecco che la Carter non vedrà altra scelta se non quella di chiedere perdono al figlio. Tutto questo, mentre Steffi, credendo che il suo amato sia per davvero volato in cielo, deciderà di partire alla volta di Monte Carlo con Kelly e Daisy. E ci chiediamo...
La Carter farà credere a Finn che Steffi è morta? Jack riuscirà ad intuire che dietro la scomparsa della moglie si celi la sua ex amante? Vedremo. Anticipazioni Beautiful, puntate americane. Le nozze di Carter e Paris bloccate da Queen Fuller. Nelle nuove puntate americane di Beautiful, Queen farà una scoperta agghiacciante ed ovvero che Eric e Donna Logan sono amanti. Carter, invece, dopo la partenza improvvisa di Zoe, inizierà a frequentare Paris Buckingham che lascerà Zende per lui. I due decideranno di convolare a nozze. Ma il Walton non apparirà per niente convinto in quanto, più volte, lascerà intendere di avere nella testa e nel suo cuore solo una donna, Queen Fuller. Ora, le nuove anteprime statunitensi indicano che la sorella di Zoe si accorgerà dell'interesse del suo promesso sposo verso l'odiata designer e le risulterà davvero difficile digerire l'amaro boccone. Parallelamente a ciò, Queen ed Eric decideranno di porre fine alla loro unione ed anzi, vi diciamo di più. Il Forrester comunicherà a tutti i suoi familiari le sue intenzioni, rifarsi una vita con l'unica persona in grado di supportarlo e di amarlo, Donna. Poi, chiamerà la ex in disparte e le suggerirà di non abbandonare il suo sogno, ovvero di fare tutto il possibile per conquistare Carter. Rena Sofer, l'attrice che veste i panni della designer, ha affermato in una recente intervista che Queen mal digerirà il tradimento con Donna. E sarà molto furiosa. Tuttavia, cercherà, nonostante tutto, di seguire il consiglio del patriarca. E così, il giorno delle nozze dell'avvocato con Paris, la Fuller partirà alla riscossa per bloccare la celebrazione. Prima del lieto evento, Grace Buckingham, madre di Zoe e Paris, proverà a convincere quest'ultima a fare dietro front. Dirà a chiare lettere alla figlia di detestare Carter in quanto ha fatto soffrire terribilmente Zoe. Ed aggiungerà di essere certa che farà ugual cosa anche con lei, in quanto è un uomo che ama giocare con i sentimenti altrui. La ragazza, però, non vorrà sentire ragioni e, purtroppo, sarà destinata a soffrire. Queen, infatti, spronata da Eric, cercherà di raggiungere in tempo il luogo ove si terrà la cerimonia. E dopo una rocambolesca corsa, riuscirà ad impedire al suo amato di pronunciare il sì. Paris resterà sconvolta quando vedrà la sua antagonista palesarsi al suo cospetto. Ad officiare la cerimonia, sarà Charlie che cercherà poi di confortare la triste sposina. E ci chiediamo, quale sarà la risposta del Walton di fronte alla dichiarazione d'amore di Queen? Gli spoiler tacciono in merito, per lasciare un po' di suspense. Ma, attenzione! I colpi di scena sono dietro l'angolo. Nel frattempo, Donna correrà dalla sorella Brooke per annunciarle di essere pronta a riprendere il posto di matriarca. Inutile descrivere la gioia della Logan alla lieta novella. Quanto al mancato matrimonio di Paris e Carter, sappiamo che, in tale occasione, rivedremo anche Pam Douglas, sorella della indimenticabile Stephanie e compagna di Charlie, nonché alcuni personaggi fissi come Ridge, Hope e Bill. In verità, la presenza dello Spencer appare alquanto strana ed insolita. Perché sarà presente alle nozze di un amico dello stilista, per giunta suo odiato nemico? L'editore, fino ad ora, non ha avuto alcun ruolo nelle vicende che hanno coinvolto il Walton e la sorella di Zoe. E allora? Perché si troverà lì? Stando alle news americane estive, per Bill sono in arrivo grandi sorprese in quanto, all'improvviso, il magnate incontrerà un nuovo amore. E se ne accorgerà quando si ritroverà, al momento e al posto giusto, sarà proprio nel corso di questa cerimonia che incontrerà la sua anima gemella? Forse la fortunata sarà Paris Buckingham? Non resta che attendere le anteprime ufficiali. Beautiful tornerà a breve con vicende cariche di suspense. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.